Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi vi presento una ricetta vegana che potete preparare a casa con dei semplici ingredienti e spero che vi piacerà. Allora, adesso andiamo a vedere cosa ci servono per fare questa ricetta. Vediamo gli ingredienti. Serve ceci bollito, 400 grammi, sugo di pomodoro, patate media bollita tagliata a pezzi, una cipolla tagliata a pezzi, semi di coriandoli macinato, un cucchiaio di curcuma, un cucchiaio di zenzero macinato, pepe nero, un pizzico di pepe nero, cumino macinato, un cucchiaio, e 3 pezzi di aglio tagliato a pezzettini, cumino un cucchiaio, e foglia d'alloro, un pezzo di cannella e 2 cardamomo, una cipolla macinata, olio. Andiamo a vedere come si prepara. Allora, prima di tutto dobbiamo riscaldare una pentola e aggiungere l'olio. Poi subito aggiungiamo foglia d'alloro, 2 pezzi di cardamomo e cannella e lo saltiamo nell'olio per l'aroma, che quando sentite l'aroma aggiungete la cipolla che abbiamo tagliato a pezzi e lo mischiate. Aggiungete anche il sale, lo mescolate bene. Dopo un po' aggiungete anche l'aglio, mescolate bene e il fuoco deve essere medio. Aggiungiamo il cumino. Quando vediamo che le cipolle stanno diventando rosse, aggiungiamo un pochino di acqua perché sennò si brucerà di sicuro. E adesso aggiungiamo il zenzero, dobbiamo mescolare bene così non si sente l'odore tanto forte. Aggiungiamo coriandolo, cumino macinato, curcuma, aggiungiamo anche il pepe nero. E poi lo mescoliamo bene. Il fuoco si deve essere medio, dobbiamo ricordare, perché sennò si bruceranno le spezie. Aggiungiamo un po' di acqua così si mescola bene e non si brucia. Mescoliamo 5-6 minuti, lo mescoliamo bene. Adesso aggiungiamo la cipolla. La cipolla praticamente lo aggiungiamo perché così diventa un sugo. Aggiungiamo il sugo, così mescolando con la cipolla si sente una bella aroma. Aggiungiamo un pochino di acqua. Il fuoco deve essere medio, vi ricordo. Quando vediamo che l'olio si separa dalle spezie, dobbiamo aggiungere i ceci. Lo dobbiamo mescolare alla fine, quando sarà un pochino cotto, perché già abbiamo preso i ceci bolliti, quindi è quasi metà cotto. E aggiungiamo le patate che abbiamo preso bollito, aggiungiamo un po' di acqua per la cottura finale. Lo mescoliamo bene. Dobbiamo mescolare un pochino, dopo 5-6 minuti lo mescoliamo di nuovo. Alla fine, se volete, potete aggiungere un po' di coriandolo se l'avete fresco, se no lo potete anche non mettere. I ceci potete servire con il riso o con il pane. Io oggi sto preparando il riso bollito, quindi dall'altra parte ho messo un po' di riso per bollire. E il riso è quasi pronto, sono il riso basmati. Ed ecco, dall'altra parte anche i ceci sono pronti per essere servito. Vi chiedo di iscrivervi nel mio canale e ci vediamo alla prossima. Grazie mille per aver guardato il mio video. Ciao a tutti!